Salve a tutti ragazzi, io sono Bolt Player e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono ritornato su Minecraft insieme al mio amico Anonimo. Oggi inizieremo una nuova sopravvivenza Minecraft. A differenza dell'altra sopravvivenza Minecraft che stavamo facendo, qui non ci sono nessune regole. Quindi possiamo morire quante volte vogliamo. Queste cose qui, una normalissima sopravvivenza Minecraft senza regole. Siamo spawnati qui in un deserto e vedo che c'è già una piramide. Anonimo, tu che dici? Andiamo già adesso ad esplorarla, anche se non possiamo fare nulla in realtà. È un po' inutile andarci senza piccone. Beh, in realtà sì, hai ragione. Quindi, vabbè, io intendevo di andare a vedere com'è dentro. Vabbè, che è sempre uguale, però non lo so. Magari hanno fatto qualche aggiornamento ed è diversa. Ma ne dubito. Non so quanto possa essere interessante fare una sopravvivenza nel deserto. Dovremmo trovare subito un luogo con erba e cose del genere, perché se non abbiamo legno e queste cose qui sarà un po' difficile. Quindi sì, anche se lo spettacolo è bello, ma perché stavi fermo? Dai, dobbiamo continuare con questa sopravvivenza insieme. Spero possiamo avanzare abbastanza bene in questa sopravvivenza, anche perché non lo so, ci sono cose fluttuanti. Penso che sia qualche errore di gioco. Comunque devo dire che qui non c'è praticamente niente, a parte quella piramide che abbiamo trovato. Secondo me è meglio andare lì dentro, magari troviamo qualcosa di diverso, non lo so. Tu che dici di fare? Andiamo in una direzione. Beh sì, in realtà è ovvio. Però se restiamo sempre qui su questa montagna non faremo passi da gigante, eh? Che poi è abbastanza difficile ora scendere, perché non dobbiamo prendere danno. Dobbiamo riuscire a non prendere danno. Vabbè che tanto anche se moriamo non fa niente, però attento! Stavo vedendo che stavi cadendo. Devo dire che mi viene voglia di buttarmi, così almeno faccio in fretta, però non voglio morire in realtà. Poi non abbiamo neanche gli strumenti adatti per rompere questi blocchi qui. Ci mettiamo un'eternità. Io aspetto quello che fai tu. Dai, per favore, fammi tu la strada. Secondo me ora è meglio... Aspetta, aspetta un altro po' e salterò, perché voglio provare. Ecco, qui. Adesso direi di andare da quella parte. No, vabbè, non lo so. Ecco fatto, ce l'ho fatta. Dai, provaci anche tu. Non prendi molto danno, eh. Dai, oi. Mamma mia. Ora dobbiamo anche aspettarti. Ecco, ti aiuto io. So, andiamo. Andiamo verso la piramide, dai, per favore. Controlliamo cosa c'è dentro. Sono abbastanza curioso di vedere quello che si può trovare. Di sicuro non c'è niente fuori perché dobbiamo scavare, però andiamo a vedere com'è dentro. Ok, magari hanno fatto qualche aggiornamento. No, è tutto uguale. Devo dire che sono abbastanza deluso, perché mi aspettavo che avessero fatto degli aggiornamenti abbastanza speciali qui dentro, ma no. A quanto pare no. Comunque ricordiamoci che dobbiamo tornare qui dentro per prendere le risorse che ci sono qui, eh. Comunque vi dirò un segreto di Anonimo. Lui mi ha detto che vorrebbe essere una mummia. Come no? Mi avevi detto di sì. Ti piacerebbe essere una mummia e vivere qui. Dai, non rimangiarti le parole, eh. Vedo che si sta facendo notte. Sarebbe abbastanza pericoloso. Oh, ma guarda lì, ci sono delle specie di statue che sembrano che stanno indicando qualcosa. Che poi non sono statue, sono cose a caso di Minecraft. Però vabbè, lasciamo perdere. Dove sei? Non ti vedo più. E dove qui? Non ti vedo. Ho capito che stai scrivendo qui, ma non ti vedo. Oi, Anonimo, dove sei andato a finire adesso? Magari si viene a prendermi. Dai. Se riuscissi a trovarti. Ah, eccoti, finalmente, ti ho trovato. Dai, che c'è? Sta indicando laggiù. Ah, ho capito. Vuoi andare lì? D'accordo, andiamo. In effetti sì. Sono stanco di stare nel deserto. Andiamo da qualche altra parte di diverso, perché dai. Qui non c'è praticamente niente. Però è un po' pericoloso andare adesso, perché sta diventando sera. Però dai, se dobbiamo andare, andiamo. Spero che non troviamo molti mob, perché sarebbe un po' pericoloso. Ah, qui ci sono anche gli zombie del deserto, che non ricordo come si chiamino. Mi sa Ask, qualcosa del genere. Vabbè. Che poi non abbiamo neanche armi, che poi non possiamo neanche farcele, visto che non abbiamo legna. Ma in tutti i punti di Minecraft, dove potevamo spawnare. Per forza qui dovevamo spawnare? Oi. Poi sto anche avendo un po' di fame. Questo è un problema perché non posso neanche correre dopo. E neanche tu in realtà. Sarà davvero un problema questo? Sì. Andiamo da quell'altra parte. Guarda lì, c'è un blocco che sta fluttuando. Non so se lo vedi anche tu. No, vabbè. Minecraft, qualche volta sei un po' pazzo.
Non possiamo neanche scavare bene così. Senti, non ne posso più. Anche se ho preso un bel po' di danni non fa niente. Dovresti farlo anche tu in realtà, così possiamo proseguire. Oh, anonimo, anonimo. C'è un'orda di zombie. Eh sì, meglio scappare a questo punto. Avanti, seguimi. Però potevamo aspettare un pochino, no? O almeno il giorno prima di continuare con il viaggio. È un po' pericoloso. Che poi guarda, ci sono un sacco di buchi qui, fessure, crateri. Sarebbe bello esplorarli perché in realtà potremmo trovare anche un sacco di minerali buoni. Credo, non lo so, ma penso di sì. E poi sono incantato da esplorare crateri, cose del genere. Per adesso nessuno zombie, nessun mob, niente di niente. Aspettiamo un attimo. Anonimo, lo so che ci serve legno. E che non troviamo niente di niente, niente verde, niente, né alberi, niente proprio. Siamo nel deserto assoluto, proprio nel centro del deserto. In ogni parte che andiamo c'è sempre sabbia e anche mob. D'accordo, hai fatto bene. Comunque, siamo arrivati in un villaggio, abbiamo trovato un villaggio. Mi sono rifugiato dentro questa casa perché ci sono degli Ask che vogliono uccidermi. Ma io non vi aprirò la porta, stupidi Ask. Non vi ho fatto vedere niente perché avevo stoppato un attimo la registrazione perché... c'erano un bel po' di problemi. E non potevo registrare perché c'erano dei mob che mi stavano inseguendo, quindi sì. Qui ci sono gli strumenti e li prendo tutti quanti perché possono servirmi. Non posso fare altro che aspettare in realtà. Finalmente è giorno. Abbiamo dovuto aspettare il giorno per forza. Se ne sono andati quei mostri, finalmente. Ora possiamo finalmente visitare questo villaggio che, a parere mio, è stupendo. Non ho mai visto... Cioè, in realtà ho visto villaggi nel deserto, però, scusami. Questo qui mi sembra veramente diverso e bellissimo. Mi piace veramente, in realtà. Ti vedo fermo, mi sa che vuoi scrivere qualcosa. Ah no, pensavo volessi scrivermi qualcosa. Grazie per questa spada stupenda. Sì. Va bene, direi di vedere qua, però mi sa che ho già preso tutto anonimo. Perché anonimo non aspetta mai. Quando arriva in un villaggio sempre... Vabbè, in realtà fa bene, però non mi ha aspettato. Io ero rinchiuso in una casa con degli Ask. Invece lui andava a prendere le cose senza aspettarmi. Bravo, amico. Però ti perdono perché mi hai fatto questa spada. Questa torre deve essere veramente bellissima. Volevo vedere com'è sopra. Tanto non... Per adesso non c'è da fare niente. Dobbiamo aspettare. Andiamo a vedere. Abbastanza alta in realtà. Qui c'è una cassa. Ah, qui Anonimo non ha preso niente. Almeno c'è una cassa con delle cose dentro. Almeno, eh. Sono contento che c'è del pane così posso mangiarlo. Hai ragione, potevamo dormire. In effetti sì, c'era il letto nella stanza, nella casa dove stavo io. Però c'era un bilico che stava dormendo e un po' mi dispiaceva svegliarlo. Però sì, hai ragione, potevamo dormire. Da qui la vista è bellissima. Sono qui, tranquillo, sto scendendo dall'abitazione, quella gigante. Volevo vedere un attimo com'era la vista da lassù. E devo dire che è veramente bellissima. Comunque, che cosa mi devi dire? Sono qui, eccoti. Dai. Ah, volevi solo salire anche tu lì, presumo, d'accordo. Ci sono un sacco di abitanti qui. Come ho detto già prima, questa città è veramente... Questo villaggio, in realtà. Davvero bello. C'è anche il golem di ferro, visto. Che carino questo. Però, secondo me è meglio se ci mettiamo in cammino, perché non c'è più nulla da fare qui. Comunque, Anonimo, sì, partiamo per il viaggio. Qui non c'è più nulla da fare. Andiamo e basta. È il momento di metterci in viaggio, finalmente. Per trovare qualcosa di decente, tipo legna, erba, queste cose qua, perché non possiamo continuare a stare senza queste cose. Ce la faremo? Non lo so proprio. Sì, un altro deserto, abbiamo trovato un altro deserto. Aspetta, vedo delle case in lontananza. No, non mi dire che abbiamo trovato un altro villaggio. Sì, me ne sono accorto, abbiamo trovato un altro villaggio. Ma dai. Cioè, in realtà, d'accordo, sì, buono, ma... Non lo so. Qui c'è una crafting table, la prenderò perché ci serve. Visto che non possiamo avere legna per farla. Prendiamola da loro. Scusate, villici, ma... È per una buona causa. A questo punto andiamo a vedere che cosa c'è. Prendiamo le loro risorse perché non possiamo continuare così. Sembrano che ci stanno guardando male perché stiamo prendendo le loro cose, ma... Ehi, il mondo è mio, decido io. Sì, stanno tornando nelle loro case perché sta facendo buio. E fanno bene in realtà. Qui c'è un'altra crafting table, ma... Scusa, è andato a letto quello lì. Non volevo disturbarti. Ho un gattino. Ovviamente Anonimo che va qui.
a prendere tutte le cose, certo, eh. Ma come devo fare con te comunque? Però sono un pochino stanco di villaggi. È il secondo che abbiamo trovato. Prendo tutte queste cose qua perché possono servire, pane. I cactus possono servire a qualcosa? Non lo so. Io di solito li uso... Ah, stai dormendo? D'accordo, vado a dormire anch'io. Di solito io li uso per circondare la casa e proteggermi dai mob. Ok, dormiamo. Bene, ci siamo appena svegliati. Comunque ragazzi, se avete qualche consiglio da darci per la sopravvivenza che stiamo facendo io anonimo, potete darci consigli appunto, scrivendo nei commenti quello che volete dirci e queste cose del genere. Intanto dico queste cose perché sinceramente non so cosa dire. Eh sì, secondo me lasciamo questo villaggio per favore. Potreste anche chiudere la porta? Non volevo scacciare il letto. Secondo me è meglio partire di nuovo per un altro viaggio, perché stare di nuovo in un villaggio così basta, eh. Non ne posso più sinceramente di sabbia e cose varie. Andiamocene per favore. Ah, cioè, ti dico le cose e neanche mi aspetti? D'accordo. Lo so anonimo che abbiamo trovato tutte queste cose. E come faremo senza legno? Lo so. Però, non so che cosa stia succedendo. Stiamo trovando solo deserti e... villaggi. Niente di che. Non possiamo proseguire così in realtà. Che noia. Oh, guarda questo cratere. Sarebbe bello da esplorare. In realtà lì possiamo trovare abbastanza materiali. Dopo dovremo andarci. Ragazzi, siamo tornati a casa perché non ne possiamo più. Non troviamo niente di che. E Anonimo sta dicendo adesso, in questo preciso momento, che questa sarà casa nostra, almeno per ora. Sì, d'accordo, Anonimo. Va bene. Quindi per adesso ci fermiamo qui. Almeno per adesso. E nel prossimo episodio andremo a trovare qualcos'altro. Possibilmente cercheremo di trovare qualche altro bioma. Sperando non in un altro deserto. Sì, quindi direi che possiamo terminare qui il video. Anonimo non so che stia facendo. Ah, comunque adesso stiamo piantando le canne da zucchero, perché ovviamente possono servire. Possiamo creare... Guarda lì, c'è un'altra piramide! O è quella di prima, non lo so. Comunque possiamo creare carta, queste cose qui. Che bello. Bene, per questo video è tutto. Fateci sapere se questa serie vi interessa da guardare. Iscrivetevi, mettete like, condividete il video e commentate. E da Bolt Player Anonimo è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!